Ciao, buongiorno a tutti. Oggi siamo di nuovo nell'orto della società agricola Mio Bio. Finalmente è tornata la primavera e volevo così cominciare a farvi vedere i primi lavori che abbiamo fatto. Abbiamo cominciato 20 giorni fa a lavorare perché prima faceva troppo freddo e il terreno era gelato. Abbiamo cominciato a lavorare il terreno e poi abbiamo messo i teli, che sono dei teli non in plastica ma in Mater B, che sono compostabili e biodegradabili. Servono per, soprattutto per non far crescere l'erba, ma anche per mantenere un certo calore, per mantenere più umido e per mantenere la terra che non formi la crosta, come invece ad esempio qua comincia. A parte che in questo periodo è molto siccitoso e la terra è molto asciutta, per cui anche la crosta non si vede molto, però se normalmente, se non ci sono i teli, bisogna smuoverla molto spesso per permettere all'ossigeno di circolare, perché la crosta impedisce l'entrata dell'aria nel terreno. Abbiamo cominciato a mettere le prime cipolle, ne abbiamo altre 4-5.000 da mettere, che sono ancora nei plateau. Nei prossimi giorni andremo avanti in quei teli ancora liberi. A lui piace venire nell'orto, anche a me piace, ma anche a lui. Lì abbiamo due tunnel. Uno abbiamo già messo dentro della lattuga, poi vedrete. E teoricamente anche delle zucchine. Ma purtroppo le zucchine, siccome patiscono tantissimo il freddo, quest'anno appena l'abbiamo messa ha fatto due notti di gelo molto, cioè non so quanto sia sceso sotto zero, ma di fatto le zucchine sono morte. Domani, che è lunedì, cioè è passato più di una settimana da quando erano arrivate le altre, ce ne arrivano per fortuna di nuove e le rimetteremo. Speriamo che adesso si sia sistemato il tempo e non torni quel freddo che ha fatto una settimana, 10 giorni. Ovviamente in questo periodo stiamo mettendo piante che comunque resistono ancora a un clima che permette che loro sopravvivano. Ovviamente i pomodori, e melanzane, peperoni, fagioli, queste cose qua andranno giù più avanti. Per cui appunto le cipolle sono resistenti al freddo e non soffrono. I cavoli rappa pure, qui ci sono coste, erbette, era un fondo delle lattughe che non ci stavano in serra, ma appunto domani arriveranno altre, non mi ricordo quante, 500 lattughe o 600, non so, e le metteremo in un altro pezzo nel terreno più sotto che abbiamo,
che abbiamo già preparato. Qui abbiamo messo delle barbabietole che anche loro sopportano ancora bene il freddo. Sono carine quando sono rosse, anche le foglie. Qui ci sono altre aiuole già lavorate, sono pronte. Se mettiamo i teli adesso poi decideremo, se no le facciamo senza telo, dipende cosa metteremo. E comunque per ora abbiamo lavorato solo una piccola parte per, appunto, per mettere le prime cose, le cose primaverili. E poi piano piano, man mano che si avanza con la stagione, si lavorerà tutto e si metteranno i vari tipi di piante. Ah, qui abbiamo piantato Catalogna e già subito una piantina è stata trapassata la radice da quei vermetti, si chiamano vermetto fil di ferro, quelli sono arancioni, mangiano la radice e la pianta è seccata. Speriamo che sia un caso isolato. Queste sono le pughe rosse. Sono le cipolle che dobbiamo piantare settimana prossima. C'è una cipolla bionda, una cipolla di tropea che è questa forse. Cipolla di tropea, anche le piantine sono tutte certificate biologiche. E poi ci sono degli scalogni e delle cipolle rosse, non di tropea. Qui nella serra avevamo messo le zucchine al centro e intanto che si diventavano grandi all'esterno abbiamo messo due tipi di lattuga, però poi le zucchine, appunto, come si può vedere, sono morte tutte e la lattuga è rimasta. L'ho già detto prima, poi ci arriveranno di nuovo domani le zucchine, le rimettiamo e intanto che si ingrandiscono speriamo che sia pronta la lattuga e poi dopo lasciamo spazio alle zucchine, perché le zucchine occupano, diventerà completamente coperto quasi tutta la serra. Questa è della mezzuna che è rimasta giù dall'anno scorso. Questa è la mezzuna rossa e stanno andando in fiore. Adesso le toglieremo e poi finiremo di lavorare il terreno. E lì è la mezzuna verde. Le ultime cime di rapa che sono rimaste in campo e sta diventando dei fiori molto carini. Questo è un altro pezzo di terreno che ancora non c'è ancora niente. Ho cominciato a lavorarne queste prime 3 o 4 trapiantare. Poi c'è un altro pezzo di terreno
oltre un ruscello che c'è lì in quell'avvallamento, e anche là non è ancora stato lavorato. Bene, i prodotti nostri non sono ancora pronti, però noi confidiamo quanto prima siano pronti. Frattanto comunque noi continuiamo a fare i mercati, i tre mercati, due mercati settimanali, uno a Sant'Anna a Pallanza, il mercato dei produttori, e l'altro al sabato vicino alla posta di Inca. E poi facciamo le consegne a domicilio di cassette di frutta su ordinazione, con cassette miste, e poi i nostri prodotti li troverete anche tipo l'Eden Natura. Vi ho fatto vedere un pochino, così se potete anche voi partecipare alle verdure che poi mangerete, e mano in mano che metteremo cose nuove eccetera vi terrò aggiornati e farò degli altri video. E vi saluto tutti, io, il mio cane che adesso fa la vedetta là in fondo. Poggio, vieni, eccolo che arriva. E tutto il bel panorama, boschi che ci stanno in giro. Arrivederci alla prossima volta.